Quam servaveram, etnam nivusam... Non avevo mai visto tanta neve sull'Etna come quel giorno di dicembre. Mi ero recato sulle rive del mare per raccogliermi in preghiera, come facevo di sovente, quando il cielo si oscurò, coperto da un manto di nubi minacciose. Mox, terribilis strepitus veniens. Poi, all'improvviso, un fragore spaventoso proveniente dalle viscere del vulcano scosse la terra e mi distolse dalla meditazione. Vidi allora un corteo impressionante di 5.000 cavalieri ricoperti di elmi e corazze nere che discendevano lungo la fiancata della montagna verso la costa. Essi penetrarono nel mare. Chiesi ad uno di essi chi fossero. Egli mi rispose che erano la guardia di Federico. Sarebbero riemersi un giorno in un turbinio di fiamme. Questo episodio, ispirato ad un brano della cronaca di Tommaso di Eccleston, accadeva alle pendici dell'Etna, sede riconosciuta del diavolo e citata in una lettera attribuita al demonio e scritta appunto dal vulcano. Datum in monte Etne in die nubis et caliginis. Nello stesso istante, ad alcune miglia di distanza, nell'amata terra di Puglia, l'imperatore Federico II di Svevia, re di Sicilia e di Gerusalemme, combatte tra la vita e la morte in uno dei suoi tanti castelli, Castel Fiorentino, dove, poco dopo il tramonto, esala l'ultimo respiro e muore. Ha 56 anni e, a detta di alcuni, muore soffocato dal figlio Manfredi, che ha appena 18 anni. Ma pia chiamare Folco Ruffo, e sogno un poeta della scuola... Mi chiamo Folco Ruffo. E sono un poeta della scuola siciliana. Quando Federico è morto, mi trovavo a Castel Fiorentino con mio zio Pietro, mastro delle scuderie imperiali, e ho assistito agli ultimi istanti di vita dell'imperatore, colpito, come ha detto Giovanni da Procida, il medico che lo aveva in cura, da una dissenteria degenerata in un'infiammazione intestinale con febbre. Da una dissenteria degenerata in un infiammamento con friuli. L'oracolo a Paddiri, che morisse sub flore. Un oracolo l'aveva detto che sarebbe morto sub flore, in un luogo cioè che porta il nome Fiore. E lui, desideroso di essere immortale contro la natura dei corpi, come diceva spesso, aveva sempre evitato durante la vita di passare da Firenze, ma non ha potuto evitare Castel Fiorentino, nelle Puglie. Eravamo a caccia qui, nei dintorni, quando si è sentito male. Quindi siamo stati costretti a trasportarlo in questo castello, dove non aveva mai messo piede prima. Quando Federico venne, papi mentisse in tutto uno che stava malo. Quando Federico è arrivato, abbiamo capito subito che stava male. E lo ha capito anche lui. La conferma si è avuta nel momento che abbiamo visto arrivare a castello Manfredi, il più vicino e amato dei figli, il medico e altri grandi dignitari, tra cui l'arcivescovo Berardo di Palermo. Federico ha chiesto di non fare esequie in pompa magna e ha dato ordine di tenere celata la sua morte sinché possibile per evitare i sobbugli prematuri all'impero. Quindi ha dettato il testamento. Dopo. Niente di parte della battuta. Ma perché parlano in volgare? Perché non stiamo facendo un film storico, è un'inchiesta immaginaria all'epoca di Federico II. E voi che lo state studiando a scuola, Federico II, come lo vedete? Come lo vediamo noi? Beh,
Come lo vediamo noi? Beh, noi lo vediamo come una specie di genio, uno in anticipo sui tempi. In fondo si deve alla scuola poetica della sua corte il seme di quella che sarà la lingua italiana. Nella Cambridge Medieval History il professor Schipa dice addirittura che fra tutti i sovrani che vanno da Carlo Magno a Napoleone, Federico II non ha uguali. Non tutti gli storici sono d'accordo però. Pensano che la sua figura sia stata anche ingigantita dalla lunga sequela di lotte contro i pontefici. Ma lei non è uno storico. No, il nostro compito è più modesto. Stiamo facendo, sì, con l'aiuto degli storici, un viaggio intorno a un personaggio contraddittorio e raccogliamo, oltre a queste testimonianze basate su testi autentici, anche immagini, suggestioni dalle mostre, dai tanti conventi su Federico e da spettacoli come quello, per esempio, dei leggendari pupi siciliani o quello ambientato in un circo in cui, per cogliere la molteplicità dei volti di Federico, l'interpretazione è stata affidata a un'attrice. Estia Lupini, l'imperatore ha dimandato una soluzione al suo più vecchio. L'imperatore chiede la soluzione al suo più vecchio e fedele amico, l'arcivescovo Berardo di Palermo, e lascia questa valle di lacrime. Ma addosso non ha la maglia ferrata, né il mantello con l'aquila bifronte del più potente sovrano della cristianità. Ha voluto indossare invece l'umile saio grigio dei monaci cistercensi. È il 13 dicembre 1250. Se la morte di Federico è preceduta e seguita da presagi e dubbi, anche la nascita, che avviene a Jesi, nelle Marche, subisce la stessa sorte. È il 26 dicembre del 1194. Gli avversari dell'idea imperiale parlano di sventura. I sostenitori, invece, annunciano presagi di gloria. Questa è la piazza di Jesi, dove è nato Federico II. Naturalmente niente è rimasto come allora. Avevo quasi 15 anni, aiutò lo padre mio qua, al mercatale, quando... Avevo circa 15 anni, aiutavo mio padre qui al mercato, quando abbiamo visto montare questo grande tendone. La regina aveva quasi 40 anni, dicevano che era troppo vecchia per poter avere un figlio. Così aveva deciso di partorire pubblicamente. Ma poi si disse anche che il figlio, che aveva mostrato trionfalmente alla folla, non era suo, ma di un macellaio di Jesi. Che non fu figlio suo, ma di un macellaio di Jesi. Il figlio di Enrico VI di Svevia, di Costanza d'Altavilla, fu battezzato con un tipico compromesso onomastico con il doppio nome di Federico Ruggero. La storia lo ricorda come Federico II. Federico perse, quando aveva 3 anni, il padre e quando aveva 4 anni, la madre. Prima di morire, sia l'uno che l'altra fecero però in modo di realizzare sul figlio quello che era il progetto che stava a ciascuno dei due più a cuore. Enrico VI ottenne che Federico fosse proclamato re dei Romani, cioè re di Germania, a Francoforte. E Costanza, pochi mesi prima di morire, fece incoronare Federico re di Sicilia. Morendo, Costanza, che naturalmente si preoccupava della sorte di questo bambino che sarebbe rimasto in balia di forze di varia natura, conflittuanti tra loro, lo affida a un tutore di eccezione, a Innocenzo III, un papa che era ben deciso a far valere la sua volontà e i propri punti di vista. Un cronista del tempo lo definisce verus imperator, e la cosa più grave era che Innocenzo III stesso era convinto di essere lui il vero imperatore. Papa, successor Petri, il Papa sta a mezzo fra Dio e l'uomo, al di qua di Dio, ma al di là dell'uomo, inferiore a Dio, ma superiore all'uomo. Onorare noi è onorare Dio, disprezzare noi è disprezzare Dio. E quindi i primi anni, perlomeno, della vita di questo bambino, che poi sarebbe cresciuto e avrebbe dato filo da torcere a Santa Romana Chiesa, sono
determinati dalla tutela di Papa Innocenzo III. La Sicilia, quest'angolo di mondo che fa da culla a Federico, orfano di entrambi i genitori a soli 4 anni, è una terra fortemente segnata da una natura contrastante, che vede mescolate le nevi delle montagne al sole delle campagne e del mare, dove tra il fico d'India e gli agrumi è possibile trovare dei corsi d'acqua lungo le cui rive cresce perfino il papiro. Una terra sospesa tra l'Occidente e l'Oriente, dove sono evidenti le tracce, le stratificazioni storiche di tanti mondi, da quello greco a quello bizantino, arabo-musulmano e normanno. La Palermo, poi, che fa da nutrice a Federico, è una città da mille e una notte, una capitale mezzo africana dove si mescolano popoli, religioni e costumi fra i più diversi. È la Palermo circondata, secondo le parole di un poeta arabo, come da una collana preziosa intorno al collo di una bella giovinetta, dai palazzi e dai giardini fatti erigere dagli avi materni di Federico, da moschee e sinagoghe che sorgono accanto a chiese e cattedrali. In questi palazzi, nelle serate estive, il piccolo Federico assiste agli svaghi della corte siciliana, cullato dal suono delle dolci nenie arabe e dalle canzoni d'amore accompagnate dai liuti, mentre le danzatrici orientali, per cui la Sicilia è famosa, ritmano le loro danze con il battito dei piedi e lo schioccare delle dita. Osservando le volte di questi palazzi ornati di scintillanti mosaici d'oro, realizzati dai maestri bizantini, germoglia forse nel piccolo re quel gusto per l'estetica e quella passione per gli animali e la natura in genere che esprimerà in seguito. Ma i veri maestri di Federico sono le strade, le piazze e i vicoli del mercato di Palermo, dove, libero da ogni sorveglianza, circola liberamente e, avido di conoscenza, ne assorbe gli umori culturali, entrando in contatto con gente di ogni sorta e tipo: normanni, italiani, saraceni, tedeschi, ebrei e greci. Ho più o meno la stessa età di Federico e quando ero ragazzino anch'io stavo sempre per strada, dunque lo vedevo spesso. Via. Continua col provino numero 2. Federico secondo. Dunque lo vedevo spesso, sia al mercato, sia nei vicoli di Palermo. Era facile incontrarlo perché lui la sua scuola l'ha fatta lì, per strada, non come altri principi, lontano dal mondo, nel silenzio di un convento. È stata la vita stessa ad educarlo, ed è stata la strada a dargli non solo l'opportunità, rara per un re, di conoscere la vita ed il pensiero del suo popolo per esperienza diretta, ma anche un carattere forte ed un temperamento deciso. A Comore io vivo a Salerno. Frequento la scuola medicinale. Ma come sti potiri? Adesso vivo a Salerno. Frequento la scuola medica. Ma appena posso torno volentieri qui a Palermo, dove sono nato. Mio padre era uno di famiglie di corte, molto affezionato al piccolo Federico, per cui quel fatto lo sconvolse tanto che lo raccontava sempre. Marcovaldo di Anweiler, uno dei fedelissimi del defunto Enrico, messo da parte da Costanza durante la reggenza, accampava non si sa bene quali diritti sulla Sicilia. Per cui prese Palermo, penetrò nel palazzo grazie al tradimento delle guardie,
e avanzò per mettere le mani addosso a Federico. Ma il piccolo re reagì da par suo. Pare modissimi. Da quel momento, mi disse mio padre, chi lo vedeva era preso di rispetto per lui e si notava che ben presto lo si sarebbe dovuto stare ad ascoltare senza discutere, anche perché non sembrava di avere a che fare con un bambino. Infatti, di giorno alternava l'allenamento in ogni pratica e scuola d'armi con la passione per gli uccelli e gli animali in genere, che contemplava per ore, e la notte se ne stava chino sui libri di storia, in particolare quella di Roma, con le sue guerre, le sue battaglie. A soli 14 anni, infatti, non appena decade la tutela di Papa Innocenzo, comincia a governare da solo e lo fa con una tale determinazione che già 2 settimane dopo il compimento del 14° anno entra in disaccordo col potente pontefice circa la nomina del nuovo arcivescovo di Palermo. Sì, canonissi di la curia non gradirono lo candidato proposto da Federico II. 3 canonici della curia non gradirono il candidato proposto da Federico come nuovo arcivescovo di Palermo e si appellarono al Papa. Ma Federico si indignò per essere stato scavalcato, espulse i 3 dal regno e scrisse una lettera di fuoco al Papa. Il fatto è che Federico supponeva di avere diritto di ratifica in base ai fondamenti normanni preesistenti. Invece la madre Costanza, a suo tempo, aveva barattato questo privilegio con Papa Innocenzo. Per cui l'ultima parola restava comunque alla Chiesa, cioè al Papa, che scrisse, anche se in tono paterno, una lunga lettera d'ammonimento a Federico, in cui diede accortamente la colpa di quanto era successo a cattivi consiglieri. Gli ricordò il concordato con la madre e lo invitò a richiamare i canonici espulsi. A Federico, incontestabilmente in torto, non restò che ubbidire. Comunque colpì molto il fatto che un sovrano così giovane avesse centrato con infallibile sicurezza il punto cruciale, l'elezione dei vescovi, che segnò l'inizio del lungo conflitto con la Chiesa. Un conflitto che lo stesso Papa Innocenzo III, con una chiaroveggenza che ha davvero del divino, aveva ampiamente previsto. Cu chiaroveggenza divina appe previsto. Quod cum idem puer ad quando questo fanciullo sarà giunto all'età del giudizio e apprenderà che fu la Chiesa a derubarlo della dignità imperiale, non soltanto le negherà il rispetto che le compete, ma la combatterà in tutti i modi possibili. Strapperà il regno di Sicilia dall'obbedienza alla Chiesa, negandole l'ossequio che le era dovuto. Ma la decisione forse più ardua Federico la prende quando ha poco più di 17 anni. Innocenzo III, dopo aver ottenuto da Ottone IV di Brunswick la rinuncia solenne a qualsiasi diritto in Italia e a qualsiasi intromissione nelle elezioni ecclesiastiche, aveva messo sul suo capo la corona imperiale di Germania. Ma nel momento in cui Ottone IV di Brunswick mostra anche lui appetiti, oltre che sull'impero, anche sulla Sicilia, in quel momento Innocenzo III cambia con grande duttilità atteggiamento e appoggia invece l'ascesa di Federico II, che in quel momento era un ragazzo di 17 anni al trono di Germania e poi lo incorona imperatore, puntando sul fatto, la speranza, che Federico mantenesse fede all'impegno di lasciare la Sicilia al figlio che aveva avuto dalla sua prima moglie, Costanza d'Aragona, Enrico. E questo è il desiderio, la linea duttile, ma anche decisa, di Innocenzo III, volta a impedire che il patrimonio di San Pietro, quello che poi sarà lo Stato della Chiesa, si trovasse chiuso nelle morse di una tenaglia, avendo sia a nord che a sud un sovrano potenzialmente ostile.
pare, modissimi, che a Federico fu vivacemente sconsigliato nella mio padre Sicilia. Mi disse che Federico fu vivacemente sconsigliato a lasciare la Sicilia per occuparsi di un potentato comunque straniero come la Germania. Ma Federico non si lasciò convincere e si recò a Roma per essere acclamato, ma non ancora incoronato, imperatore romano con il beneplacito del Papa. Ma neanche ancora incoronato, imperatori romani con benedizioni dello Papa. Quando Federico giunge ad Aquisgrana, capitale e sede dei re di Germania, per essere incoronato re dei Romani, ha appena 21 anni. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Grida il popolo durante la cerimonia che avviene nella cattedrale, dove sono conservati il trono, la spada e la corona di Carlo Magno. Ma durante la cerimonia, che è stata fatta coincidere con la traslazione dei resti del grande sovrano Franco, di cui Federico si sente il continuatore, il giovane Stauffen dà ancora una volta prova della sua determinazione con due episodi che sbalordiscono tutti i presenti. Prima di essere incoronato re dei Romani, Federico si slaccia il manto regale, si issa sull'impalcatura che regge il nuovo sarcofago con i resti di Carlo Magno e ribatte con le sue mani alcuni dei chiodi che suggellano l'urna. L'altro episodio avviene subito dopo che l'arcivescovo di Magonza, Sigfrido, gli ha appena posto il diadema sul capo. Federico assiste alla predicazione per la crociata che avviene nella medesima cattedrale quando afferra la croce e annuncia solennemente che avrebbe condotto una sua crociata per liberare i luoghi santi dall'infedele. Gerusalemme ci attende. Noggio appi a domandare le di pigliare la croce. Nessuno gli aveva chiesto di prendere in mano la croce e di bandire la crociata. Ecco perché dico che lo fece scientemente. Federico era astuto. Fece sembrare quel gesto uno slancio giovanile per dimostrare la sua riconoscenza alla Chiesa e ribadire la sua devozione. In realtà era una mossa diplomatica straordinariamente abile e geniale per porsi a capo della crociata al posto del Papa. Quasi come a dire d'essere lui, sulla terra, il capo temporale della cristianità e non il pontefice. Sì, don terra, lo capo temporale della cristianità e non lo pontefice. La replica di Innocenzo III arriva puntuale qualche mese dopo, durante il quarto concilio lateranense, in cui il Papa, quasi ignorando il gesto di Federico, bandisce la crociata fissandone il termine entro l'anno. Ma l'anno dopo muore. Da allora trascorrono altri 12 anni e si succedono altri due papi, Onorio III e Gregorio IX, prima che Federico si decida a mantenere fede alla promessa fatta e partire per la crociata. Ma appena imbarcatosi, rientra per malattia. Gregorio IX non gli crede e lo scomunica. Ripresosi, Federico parte lo stesso per la Terra Santa, ma fa una crociata diversa dalle altre, sostituendo al metodo delle armi che finora non ha portato a niente, l'insolito mezzo della diplomazia interconfessionale. In una parola, la sua crociata, quando si decide a farla, è talmente diversa dalle altre che il Papa si rifiuta di riconoscergliela per buona. Nonostante la scomunica che l'irriducibile Gregorio IX tiene sul suo capo, Federico II fa il suo ingresso trionfale nella città regale di Gerusalemme. È il 17 marzo del 1229 e una gran massa di pellegrini, trasgredendo il divieto del patriarca Geroldo, entra in Gerusalemme al seguito dell'imperatore non tanto per visitare il Santo Sepolcro, quanto per essere testimone dell'antichissima profezia che voleva un signore d'Occidente al liberatore di Gerusalemme.
Il giorno dopo, all'interno della chiesa del Santo Sepolcro, avviene la più memorabile autoincoronazione che la storia ricordi fino a Napoleone. Senza vescovo, senza messa di incoronazione, superbo e senza rimorso, Federico ascende l'altare, prende la corona di Gerusalemme e se la pone sul capo, legandosi direttamente a Dio nel luogo più sacro della cristianità. Un atto simbolico che un poeta tedesco coglie e sottolinea negli esametri entusiastici dedicati al trionfo dell'imperatore. Stimm an den Schrei des Jubels und verehr den Namen Gottes, ach Gerusalemme. Intona grida di giubilo e venera il nome del Signore, o Gerusalemme. Poiché come il sublime Re Gesù un tempo, ora Federico imperatore, come quegli pronto al martirio, si leva nel tuo splendore. Kilan kathira fi siyasatihi wa riwarihi ma'al muslimin. I rapporti di Federico col mondo islamico, in particolare con i musulmani, furono piuttosto contraddittori. Mentre in Terra Santa trattava con il sultano, con l'obiettivo di contenere i conflitti e conseguire uno status di non belligeranza che consentisse all'Occidente di acquisire e rielaborare i frutti dello sviluppo scientifico, filosofico e religioso propri del mondo musulmano, qui in Italia, sicuramente su pressione del pontefice, deportò e confinò tutti i suoi sudditi musulmani a Lucera. Anche se, con una tolleranza impensabile a quel tempo, furono lasciati liberi di professare la loro fede, di conservare i propri usi e costumi, di avere capi della loro gente e di autogovernarsi, tanto da creare una vera e propria enclave islamica libera in seno all'impero cristiano. Non solo, volle anche che la sua guardia personale fosse costituita esclusivamente da guardie saracene. Mentre Federico si trattiene a Gerusalemme, attratto e affascinato dal mondo musulmano che gli vede come depositario dell'antica cultura greca, in Italia tentano di rovesciarlo. Sire! Sire! È il vostro regno in subbuglio. I comuni lombardi si ribellano e il Papa manda in giro voci maligne che ve danno per morto, ha sciolto i sudditi dal giuramento di fedeltà e si prepara ad invadere la Sicilia con truppe mercenarie. Maledetto! Maledetto! Approfitta della mia assenza per impossessarsi dei miei regni con il tradimento e l'inganno. Invia lettere e bolle in cui vi definisce rettile basilisco e parricida. Dovete tornare in Sicilia, sire, e prima che sia troppo tardi. Ben detto, daremo al Papa e ai suoi alleati la lezione che si merita. Orsù, alle navi, si torna in terra di Trinacria. Con l'inopinato ritorno di Federico, le macchinazioni di Papa Gregorio si sciolgono come neve al sole. Federico riporta l'ordine in Puglia e insegue il nemico senza dargli quartiere. Riconquistando i territori che gli sono stati sottratti attorno a Cassino, San Germano e infine Sora, presa dopo un violento attacco guidato dall'imperatore stesso. Sire! Abbiamo vinto! Il vittorioso ritorno di Federico costringe Papa Gregorio a scendere a patti con l'odiato avversario e l'incontro decisivo avviene ad Anagni nel settembre del 1230. Ed ora, Santità, proscioglietemi dalla scomunica e cancellate ogni provvedimento preso nei miei confronti. Prima dovete esentare il clero siciliano dalla giurisdizione secolare e restituire agli ordini dei templari e degli ospedalieri i loro possedimenti nel meridione d'Italia. Questo mai! Essi vanno puniti
per la condotta tenuta nei miei confronti in Oriente. Niente restituzione ai templari e agli ospedalieri, niente remissione di scomunica. Chiedete molto in cambio di poco. Non è poco, e voi lo sapete benissimo. La scomunica, ad onta della vittoria, costituisce un ingombro non indifferente per un imperatore che si dichiara cristiano e offre un formidabile strumento di propaganda in mano ai vostri nemici. E sia, ma da oggi in poi mi definirete amato figlio della Chiesa. E così sia. Negli anni successivi, la tregua tra Gregorio e Federico si deteriora a causa della lunga lotta tra l'imperatore e i comuni della Lega Lombarda, che si conclude a favore di Federico a Corte Nuova, una delle poche grandi battaglie del Medioevo. È il 27 novembre del 1237. Conquistato il castello di Corte Nuova, Federico prende il carroccio dei milanesi, simbolo della libertà comunale, e lo invia a Roma, dove viene esposto in Campidoglio con una iscrizione che celebra il suo trionfo. Oh Roma, prendi come dono di Federico II, Cesare Augusto, il carro, le cui parti sono ornamento nella città. Questo catturato a Milano, dopo la disfatta, viene come inclita preda a riferire i trionfi di Cesare. Verrà esposto a vergogna del nemico. In onore di Roma, viene qui mandato. Sire! Sire, Papa Gregorio vi ha appena lanciato contro una seconda scomunica. Ancora una scomunica? Dicono anche che ha bandito un concilio durante il quale la maestà vostra sarà deposta. I prelati convocati per il concilio sono già in marcia per raggiungere il Papa. Li fermeremo prima che giungano a destinazione. E così non ci sarà nessun concilio. Morto Gregorio IX, morto Celestino IV, dopo un anno di seggio papale vacante, viene eletto Innocenzo IV, che in un concilio riunito a Lione depone Federico e bandisce contro di lui una crociata. Decernemus quos libet, decretiamo pertanto che nessuno, fermamente proibendolo con la nostra autorità apostolica, a lui obbedisca o guardi come a re o imperatore. E stabiliamo che chiunque gli darà consiglio, aiuto, favore, senza por tempo in mezzo, soggiaccia con lui al vincolo della scomunica. Federico riceve la notizia della sua deposizione a Torino e ne rimane talmente scosso che è pronto all'ultima metamorfosi cui lo costringono. Qualcosa di quella tracotanza tipica di molti Staufen si desta in lui, che risponde alle accuse del Papa, il quale lo ha definito anticristo e maglio del mondo, lanciando ai suoi fidi una nuova parola d'ordine. Per troppo tempo sono stato incudine, ora voglio essere martello. Ma per fare questo, noi dobbiamo essere crudeli e dobbiamo esserlo con la coscienza tranquilla. Il nemico che ha per lungo tempo dominato le nostre terre, io lo schiaccerò. Terrà in una morsa fra i monti, l'esercito e il mare. Dei sentimenti è passato. Abbiamo il dovere di costringere alla nostra volontà.
vogliamo avere è la nostra funzione. La violenta reazione di Federico si conclude 3 anni dopo sotto le mura di Parma, che cade in mano a fazioni favorevoli al Papa. Quando però, radunati uomini e mezzi, la fortuna pare di nuovo sorridere a Federico, a decidere la lotta e chiudere la vicenda storica, sopraggiunge la morte. Ma più che la trama storica delle sue gesta, forse è proprio la vicenda culturale di Federico che a 800 anni dalla sua nascita continua ad alimentare il dibattito e la ricerca sulla sua complessa personalità. Un personaggio, Federico II, che nel bene e nel male venne definito stupor mundi, meraviglia del mondo. Ogni giorno che passa, e questo centenario è stata un'occasione straordinaria in questo senso, emergono nuovi punti a favore per quello che riguarda la promozione, direi in particolare di traduzioni dal greco. Una volta si riteneva che fosse la Spagna il luogo in cui si era tradotto di più, oggi il Regno di Sicilia risulta sempre più essere una sede in cui questo patrimonio della civiltà antica viene trasmesso all'Occidente attraverso traduzioni patrocinate da Federico II. Grazie a Lomeo Sciano Pezzo spesso stetti accorti e devo dire che si respirava un'aria nuova. Grazie a mio zio Pietro, sono stato spesso a corte e devo dire che si respirava proprio un'aria nuova. Le idee vecchie non trovavano posto a corte e quelli che circondavano Federico erano giovani sia di spirito che di età. Ma anche al di fuori della corte, un po' per istinto, un po' per una deliberata scelta politica, incoraggiò la ricerca e lo studio. Era convinto che l'istruzione e la cultura fossero necessità fondamentali per quello stato laico che intendeva creare. Pensavo che l'istruzione e la cultura fossero necessitati per chi lo stato laico capì a creare. Mentre Federico continua a promettere al Papa la partenza per la crociata, mette a frutto l'attesa per attuare i propri disegni. Il 5 giugno del 1224 da Siracusa decreta la fondazione dell'Università di Napoli, che deve essere fonte di scienze e seminario di dottrine, dove preparare soprattutto i giudici per i tribunali del regno. È la prima istituzione del genere, statale e decisamente laica, aliena da ogni influenza monastica, che rispecchia in pieno lo spirito curioso di novità ed eclettico del suo fondatore. Ed è proprio in questa scuola che probabilmente riceve la sua formazione di base nelle arti del trivio, grammatica, retorica, dialettica, un grande teologo domenicano, Tommaso d'Aquino. Federico ha chiamato maestri da tutti i banni dello mondo, garantendo uno stipendio non solo ai... Federico chiamò maestri da tutte le parti del mondo, garantendo uno stipendio non solo a loro, ma anche agli scolari poveri, a ciò che, come diceva spesso, gli uomini di qualsiasi condizione e fortuna non fossero allontanati dallo studio della filosofia per ragioni di indigenza. Prova ne sia che quando Federico salì al trono, ben pochi sapevano leggere e scrivere, mentre oggi molti bambini conoscono gli elementi della grammatica. Molti picciritti cagnuscino la grammatica. Gli ebrei hanno sempre avuto molta considerazione per l'imperatore Federico II e per la sua cultura. Federico, tanto per dire, sapeva sicuramente la lingua ebraica e conosceva le scritture. E i detti di Federico II sono tra l'altro inseriti in una specie di galateo ebraico del tempo, lo specchio delle buone maniere, insieme a quelli di Alessandro Magno e di Aristotele. Alla corte di Federico II, che era una corte cosmopolita, aperta culturalmente per l'epoca, c'erano degli intellettuali ebrei. Questa mentalità particolarmente aperta, quasi spregiudicata per la sua epoca, di Federico II, emerge bene in un episodio abbastanza famoso. Nel 1235, a Fulda, in Germania, la comunità ebraica di quel posto fu accusata di un omicidio rituale, di avere cioè ucciso dei bambini cristiani durante un rito religioso. Questa è un'accusa tradizionale che ha perseguitato il popolo ebraico nel corso dei secoli, anche in epoche successive. E in quel caso Federico II si comportò in una maniera abbastanza inconsueta per l'epoca. Chiamato a giudicare il caso, convocò un'assemblea di esperti, cioè di ebrei convertiti, chiaramente sarebbe stato veramente incredibile per i tempi chiamare proprio degli ebrei, e questi ebrei convertiti, interpellati, testimoniarono sul fatto che né la Bibbia né il Talmud prevedevano alcun rito di questo tipo e anzi avevano orrore del sangue, che è considerato impuro per l'ebraismo.
sulle mura del castello Ursino sono ancora visibili, affiancati, il candelabro e la croce, i simboli delle maestranze ebraiche e cristiane. Federico abbe offerirsi principalmente a studiare... Oltre alla matematica, alla storia, alla poesia, Federico si dedicava principalmente allo studio delle scienze. Dove trovava il tempo non lo so. Eppure scrisse un trattato sulla falconeria che è una vera e propria opera d'arte. De arti venandi cum avibus. Che non solo ti insegna la nobile arte della caccia con il falcone, ma ti spiega anche l'abitudine, l'alimentazione e i metodi di cura di una varietà infinita di uccelli. Questo cappuccio, per esempio, ce lo portò lui dall'Oriente, dopo la crociata. Serve a bendarli durante l'addestramento. Noi prima lo facevamo cucendo le palpebre del falco con un filo di seta. Questo per dire quanto l'imperatore ci teneva ai suoi falchi, ma teneva a tutti gli animali e alla natura in genere, di cui apprezzava principalmente l'ordine e le leggi che la regolavano. Ancora oggi, in Sicilia come in Puglia o in Toscana, circoli di cultori e di appassionati, tra cui vere e proprie accademie, coltivano la passione per la falconeria, praticandola così come la si praticava ai tempi di Federico II. Forte dei successi ottenuti in Terra Santa e sulle truppe del Papa, che profittando della sua assenza ha tentato di sottrargli il regno di Sicilia, Federico concentra le sue energie e la sua passione di uomo di Stato, restaurando e perfezionando sotto molti aspetti l'amministrazione del vecchio regno normanno, gravemente deterioratosi durante gli anni della sua giovinezza. In questa condizione psicologica di vittoria sul fronte interno, di vittoria sul fronte internazionale, Federico concepì il disegno di rafforzare il suo potere nel regno, di dare, direi, sacralità al suo potere nel regno, di definire questo potere e di consentire un'amalgama delle tante etnie presenti nel regno meridionale attraverso una unica legislazione. Le costituzioni furono promulgate a Melfi, qui a Melfi nel 1231, probabilmente proprio in questo castello, che era stato già sede di importanti avvenimenti nella storia della monarchia meridionale. Il nonno di Federico II, il grande Ruggiero, fondatore del regno, aveva tenuto qui un secolo prima, esattamente un secolo prima, un'importante assemblea nella quale, prima ancora della costituzione del regno, aveva gettato le basi per una riorganizzazione del Ducato di Puglia. Insomma, era stata già Melfi centro di importanti eventi nella realtà dell'epoca. Federico delinea nelle Costituzioni una organizzazione del regno fortemente centralizzata, con la compressione del potere dei baroni, con un'attenzione al cittadino i cui diritti vengono riconosciuti, viene proclamato il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Lo primo vota, anche noi donne, per la prima volta, anche noi donne cominciamo a essere considerate un po' di più. Possiamo ereditare delle proprietà e se qualche testa calda violenta una di noi, anche se si tratta di una prostituta, la legge lo punisce. Così come vengono punite quelle madri che prostituiscono le figlie. Grande attenzione riservano le Costituzioni alla giustizia che viene profondamente innovata anche nella concretezza dell'amministrazione quotidiana. Lo Stato per la prima volta assume su di sé il compito di punire i delitti anche senza la richiesta della parte offesa. Nasce così la procedura inquisitoria, si afferma il principio della responsabilità del giudice, il principio della personalità, della responsabilità, il principio della immediatezza della giustizia. La giustizia deve avere tempi certi e tempi brevi. Queste nuove leggi spaventarono, già prima di essere promulgate, tutti i poteri costituiti dell'epoca, non soltanto evidentemente i baroni che capivano il rischio della compressione dei loro poteri, ma spaventò molto questa nuova legislazione per la sua forza innovativa anche il papato.
Telliximus sicquidem nova sedere costituzione se intendis. È giunta al nostro orecchio la nuova che tu hai intenzione di promulgare leggi nuove, sia per impulso tuo, sia perché fuorviato dal consiglio dannoso di uomini perversi. Da ciò ne consegue che la gente ti chiama persecutore della Chiesa e sovvertitore della libertà dello Stato. Potenza e giustizia sono i due cardini intorno ai quali ruotano le costituzioni di Federico II. E questi due concetti troveranno una consacrazione, come dire, iconografica nella porta di Capua. In questa porta c'è proprio la emblematizzazione, potremmo dire, della giustizia, c'è una scultura che raffigura proprio la giustizia, oggi conservata nel Museo di Capua, c'è Federico tra i grandi giuristi e c'è comunque nell'insieme questo voler incutere il senso di potenza. E tutto questo è reso con un ritorno alla classicità romana, perché le figure, complessivamente l'architettura, richiama la classicità romana. Probabilmente siamo, come dire, alle prime avvisaglie della nuova sensibilità che poi sfocerà anche dal punto di vista appunto architettonico nella grande realtà del Rinascimento. Il senso della giustizia è così radicato in Federico che quando il figlio Enrico lo tradisce, non esita ad esercitare in tutta la sua durezza la legge del padre imperatore e giudice. Sire, re Enrico, vostro figlio, si è alleato con i comuni della Lega Lombarda, con i vostri nemici più accaniti. Solo la demenza o una puerile ostinazione può avere spinto il figlio nostro ad arrogarsi il trono del settentrione. Mio figlio, ma l'impero è al di sopra di tutti noi. Prendetelo e gettatelo in prigione. Sire, fermatevi, sire! Siete prigioniero. Dobbiamo consegnarvi a vostro padre, l'imperatore. Andiamo! Alcuni giorni dopo, alla presenza di principi, conti e nobili, Federico tiene a giudizio il figlio. Consentitegli, augusto imperatore, di sollevare il capo affinché possa almeno chiedervi perdono. Perdonatemi, sire, ve ne scongiuro, concedetemi la grazia, padre, e in cambio io rinuncerò alla dignità regale e ad ogni mio possesso. Avrei salva la vita, ma non la libertà. Che sia messo in prigione e vi rimanga fino alla fine dei suoi giorni. Messo in prigione, Enrico passò dalle carceri di Heidelberg a quelle di Rocca San Felice, vicino Melfi, ed infine fu trasferito a Nicastro, finché nel 1242, dopo 6 anni di detenzione, Federico, forse pensando che fosse giunto il momento del perdono, lo convocò a corte. Ma Enrico, convinto che il padre volesse farlo eliminare, riesce a sfuggire ai suoi guardiani e, lanciato il cavallo al galoppo, pone fine ai suoi giorni buttandosi in un dirupo. La sofferenza di Federico per aver emesso contro il figlio un verdetto conforme alla sua legge
secondo cui la natura umana sottostà alla giustizia per necessità, viene espressa in una lettera dove il compianto del padre vince per un momento la severità del giudice. Di Enrico, il nostro primogenito, noi abbiamo a piangere la sorte, mentre dal più intimo la natura ci trae diluvio di lacrime, che dentro teneva chiuse il dolore dell'offesa e il rigore della giustizia. Un altro provvedimento, ripreso da Federico da un decreto di Re Ruggero e ribadito nelle costituzioni di Melfi, riguardava la professione del medico e sanciva che nessun medico poteva esercitare se non aveva studiato alla scuola di Salerno, la più grande scuola di medicina del tempo, la cui fama era diffusa in tutto il mondo latino. Da allora la medicina sappia. Da allora si è cominciato a studiare la medicina in modo rigoroso. Si comincia con un corso di logica e continua con 5 anni di studio di chirurgia, il cui ultimo anno è dedicato all'esperienza pratica. Inoltre, sempre a Salerno, istituì la prima scuola d'Occidente di anatomia e stabilì cure gratuite ai poveri, numero di visite diurne e notturne da parte del medico, onorari e controlli severi dei funzionari imperiali per medici e per farmacisti. Per i medici e spiziali. Lo possiamo provare? Signore. Federico, poi anche uomo pleno di sarcasmo. Federico era anche un uomo pieno di sarcasmo e spesso riusciva a stento a trattenere quel suo spirito sottile e motteggiatore. Ricordo ancora quella volta che si prese gioco degli ambasciatori della sua fedelissima Cremona. Questi, prima che uno di loro si decidesse a presentare la sua istanza, avevano il costume di lodarsi a lungo a vicenda, sicché Federico, quando finalmente toccò a lui rispondere, si prese gioco di loro contraffacendone il modo buffo di esprimersi. Anche Gengis Khan, l'uputenti patroni d'Asia, appe la soia, tanto appi la... Anche Gengis Khan, il potente padrone dell'Asia, ebbe la sua risposta, quando ebbe l'ardire di fare sapere a Federico che se si fosse sottomesso a lui gli avrebbe riservato una carica a corte. La risposta di Federico non si fece attendere molto. Disse che prendeva in seria considerazione la proposta e che avrebbe fatto volentieri il falconiere. Il falconiere alla corte di Gengis Khan. Ne abbiamo riso per anni a corte. Lo falconiere alla corte di Gengis Khan. Ne abbiamo riduto per anni a corte. Comunque più evidenti della propria personalità, Federico li lascia impressi nella pietra delle costruzioni che erige nel suo regno, curandone spesso personalmente la realizzazione, a cominciare dalla cattedrale di Altamura, il cui impianto originale risulta oggi quasi illeggibile a causa dei profondi rimaneggiamenti subiti dall'inizio del 300 sino all'800. Una tra le poche costruzioni sacre volute da Federico è pensata come unicum anche giuridico, in quanto la rende libera da ogni giurisdizione vescovile per sottrarla al potere del vescovo della vicina Gravina e lasciarla alle sue dirette dipendenze, come una cappella palatina, cioè del Palazzo Reale. Ma dove l'estro, la personalità e l'estetica di Federico si esprimono maggiormente sono i castelli, disseminati lungo tutto il regno, dalla Campania alla Lucania, dalla Calabria alla Puglia e alla Sicilia. Thank you.
La fama di Federico, gran costruttore di castelli, deriva probabilmente da un documento redatto tra il 1241 e il 1246, lo Statutum de Riparazione Castrorum, risultato di una minuziosa inchiesta sugli edifici castellari dell'imperatore che vengono classificati per tipo: i castra, ovvero le fortezze e le costruzioni a scopo militare, e le domus o i palazzia, cioè i casini di caccia e le residenze vere e proprie. Si arriva così a Castel del Monte, in Puglia, forse il più famoso ed emblematico castello di Federico, ma anche il più enigmatico. A questo proposito, c'è chi lo ha definito fabbrica ideale e priva di scopi, quasi anticipatrice del concetto rinascimentale di architettura ideale, e chi lo ha giudicato un bizzarro labirinto, privo di qualsiasi credibile articolazione abitativa. Per essere castello di difesa, manca infatti di fossato, ponte levatoio, feritoie, merli, come per essere castello di caccia e di delizie di un imperatore e la sua corte, manca di cucine, forni, stalle. Allora, perché è stato costruito così? La risposta è racchiusa all'interno dello stesso castello, che gronda in ogni sua parte di implicazioni astronomiche, geometriche e matematiche, che ne fanno, a discapito della funzionalità, un libro di pietra in cui troviamo racchiuse in un linguaggio ovviamente esoterico le tappe raggiunte dalle discipline tecniche nell'epoca federiciana. Ecco quindi spiegata la scelta della forma ottagonale. Secondo l'interpretazione medievale, con il cerchio si rappresenta tutto ciò che è di pertinenza celeste e trascendente, e con il quadrato tutti gli elementi della dimensione terrena. Per cui l'ottagono, avendo una configurazione intermedia tra il cerchio, Dio, e il quadrato, l'uomo, è senz'altro la figura che si avvicina di più ad entrambi e quindi si configura come simbolo dell'elevazione. Una simbologia, quella dell'ottagono, che abbiamo trovato rappresentata anche nel grande candelabro della cattedrale di Aquisgrana. Sospeso tra un pavimento e una volta, che riproducono la stessa forma geometrica e che molto probabilmente resta impressa nella mente di Federico durante la cerimonia della sua incoronazione, avvenuta, come abbiamo visto, quando aveva appena 21 anni. Inoltre, Castel del Monte è orientato con i punti cardinali e la sua facciata guarda ad est. Ne consegue che quando il sole sorge alle date degli equinozi, 21 marzo e 23 settembre, il primo raggio dell'astro entra nella finestra del piano superiore, attraversa la sala, esce dalla finestra che affaccia sul cortile e va a posarsi su un riquadro rettangolare, in cui un tempo vi era un bassorilievo che rappresentava una donna vestita alla greca mentre riceve l'omaggio di alcuni cavalieri. Una donna interpretata simbolicamente da alcuni come la terra che il sole, suo sposo, bacia e feconda all'inizio della primavera. Vedi, tutti questi che a te paiono granelli infinitesimi, le stelle prive di raggi, sono invece altrettanti mondi. Alcuni superano 100.000 volte il nostro globo. Chi governa tutti questi mondi, tutti gli astri, altro non sono che alcune leggi, le quali possono venire a noi svelate dall'intelletto. Oltre le stelle, che cosa si trova? Nuovi mondi, nuove stelle che non possiamo vedere. In una delle tante epistole inviate al filosofo di corte Michele Scoto, Federico si chiede:
Et quomodo est hoc, quod anima liquius omnis... E come ti spieghi che l'anima di un uomo vivente, trapassata ad altra vita, non possa essere indotta a ritornare né dal primo amore né da odio, come se nulla fosse stato, e non si curi più delle cose lasciate? In questa serie di quesiti abbiamo un ritratto dal vivo di Federico e della sua doppia natura, quella di un uomo ancora immerso nel Medioevo e insieme proiettato verso il Rinascimento. Un uomo, spinto dal suo ardente desiderio di conoscenza, a interrogarsi su tutti i misteri dell'universo e a mettere in dubbio anche le cose sacre. Lo presunto desiderio di conoscenza di Federico, a così come la sua preparazione scientifica, non abbastano a soli. Il presunto desiderio di conoscenza di Federico, così come la sua preparazione scientifica, non bastano da sole a giustificare certi aspetti del suo carattere. E Fra Salimbene de Adam lo dice chiaramente in questa cronica, in cui traccia un ritratto preciso della vera natura dell'imperatore, per grazia di Dio defunto. De fide dei nihil habebat, callidus homo fuit, versutus, avarus. Era un miscredente astuto, scaltro, avaro, lussurioso, malvagio, iracondo, uomo pestifero e maledetto, scismatico, eretico ed epicureo. Qual è, dunque, il credo religioso di Federico? Non è certo un cattolico ortodosso. E non è affatto vero che condivide indiscriminatamente l'eresia o la fede musulmana, come sostengono i suoi nemici. Federico si è sempre posto il problema della probabilità di sopravvivenza dell'anima. Il suo costante indagare sul problema dell'immortalità... Un'altra delle accuse che la Chiesa rivolge a Federico riguarda la sua vita privata, come emerge chiaramente dalla cronica di Giovanni Villani. E fu dissoluto in lussuria in più guise, e tenea molte concubine e mammalucchi. In tutti i diletti corporei volle abbondare, e questa fu l'una principale cagione perché venne nemico dei chierici e di Santa Chiesa. Le molte concubine cui fa riferimento il Villani sono in realtà serve e schiave saracene, forse anche danzatrici e cantatrici, che l'imperatore si porta sempre dietro, come si addice ad un uomo cresciuto in un paese semi-orientale come la Sicilia, e come d'altro canto già hanno fatto i suoi antenati normanni, detti per questo sultani battezzati. Se poi servano a divertire Federico soltanto col loro talento, come egli stesso asserisce rispondendo alle costanti accuse del Papa, o se le usi anche per altri scopi, trascinato dalle loro seduzioni, come la mette il pontefice, questo non si può naturalmente accertare. Chi potrebbe provarlo? Dirà più tardi Taddeo da Sessa, chiamato a difendere l'imperatore durante il concilio di Lione. Resta comunque il fatto che Federico è tutt'altro che insensibile al fascino femminile. Basti pensare ai suoi numerosi figli illegittimi, nati quasi tutti da madri diverse. Tra le mogliere illegittime di Federico... Tra le consorti illegittime di Federico, solo Costanza sarà legata a lui da un profondo legame, motivato sia dal bisogno di un affetto familiare che Federico, adolescente, non aveva potuto ancora assaporare, sia dall'ammirazione per i modi, la cultura, la raffinatezza della bella aragonese, adusa alla vita di corte, profonda conoscitrice della poesia trobadorica e dei modi della poesia di Provenza, nonché dei romanzi cavallereschi. Costanza darà alla luce Enrico, il figlio che tradirà Federico, e sarà l'unica tra le mogli ad essere incoronata imperatrice. Yolanda di Brienne, invece, la seconda, una timida e spaurita fanciulla di 14 anni, con la quale fin dal primo incontro Federico fu distaccato e brusco. Morirà 2 anni dopo, dando alla luce Corrado, e sarà sepolta nella cattedrale di Andria, dove giace anche la terza ed ultima moglie di Federico, Isabella di Inghilterra. Professor Camp, mostre, celebrazioni, convegni, ci troviamo di fronte ad un grande rituale in occasione dell'ottavo centenario della figura di Federico II,
Oppure questo personaggio riveste un significato particolare in questo momento storico per l'Italia, per l'Europa, per la Germania? Ich glaube nicht, dass es ein Ritual ist, das aus einer Jahrhundertfeier ausgelöst wird. Personalmente non ritengo si tratti di un rituale in occasione della particolare ricorrenza. Non guardo a Federico II come a un personaggio attuale. Tuttavia credo che l'interesse attorno a questa figura sia da ricondurre alla sua personalità, che ha lasciato un segno chiaro e profondo nella storia dell'epoca. Attraverso il suo governo in Europa e in collegamento con le altre monarchie europee, egli dimostrò l'esistenza di compiti, di doveri, che non erano propriamente i nostri, ma che bisognava, per quanto possibile, cercare di assolvere all'interno di una politica comune europea. I tre punti cardine di questo progetto erano i seguenti. In primo luogo, bisognava evitare che l'autorità dell'imperatore soggiacesse alla Chiesa. In secondo luogo, era necessario che le monarchie potessero sconfiggere i comuni in rivolta. E in terzo luogo, era indispensabile che l'Europa potesse unirsi per difendersi dall'invasione dei tartari provenienti dall'est. Alla mia morte il saldo monolito, divenendo un più facile bersaglio, tornerà a disgregarsi nel nulla. In sostanza, Federico, quando è morto da sconfitto o da vincitore? Con Federico l'impero finisce, ma direi che nel momento in cui finisce sul piano politico, l'idea di impero ha una sua rivincita, proprio perché l'ultimo a incarnarla è stata Federico. Se uno pensa che ancora Dante, nel De Monarchia, celebra l'impero universale come regime ideale per la felicità dell'uomo, allora questa posizione, questa idealizzazione dell'impero sarebbe stata forse impossibile se l'impero nella sua ultima incarnazione politica concreta non avesse avuto un uomo come Federico. Quindi uno strano sconfitto, insomma, uno sconfitto che poi è un vincitore. In questa tomba si trovano le spoglie mortali di Federico II. Accanto alla tomba di Federico II si trova la tomba del padre, Enrico VI, e quella della madre, Costanza d'Altavilla. Ma quelle conservate in questa tomba sono le spoglie di un comune mortale? Ma può davvero essere considerato semplicemente un comune mortale un personaggio come Federico II, una personalità che si può spiegare tanto in senso messianico quanto in senso anticristiano, capace di suscitare pareri del tutto contrastanti non solo tra i contemporanei, ma anche tra gli studiosi di tutti i tempi? In questa serie di valutazioni dell'operato di Federico c'è forse la sintesi di un personaggio la cui identità appare inafferrabile. Così come è inafferrabile la sua immagine fisica, scolpita nella pietra di vari busti, ma non ancora attribuiti a lui con certezza, o raffigurata negli affreschi, tra cui quello rinvenuto in una cappella rupestre nei pressi di Melfi, dove l'imperatore è ritratto insieme ad una delle mogli e ad uno dei suoi tanti figli. Ecco perché noi, giunti alla fine di questo viaggio intorno a Federico, in cui a momenti ci è parso di averne violato il mistero, ma spesso di averlo soltanto sfiorato, preferiamo che sia lo stesso Federico a fornirci una chiave di lettura della sua contrastante personalità. Quando Federico si adopera per fare eleggere Papa Innocenzo IV, pur convinto che anche questo Innocenzo gli sarebbe stato ostile come ogni altro suo predecessore,
ne spiega le ragioni in una lettera. Ex causa tamen fecimus, solo perciò noi lo facessimo, perché avesse la nostra mano chi vincere, o se miglior sorte dessero i fatti, chi amare.